Eccoci arrivati alla prossima missione, che è quella del... il laboratorio. Il nuovo mostro Gentrek, l'Idra, è stato ucciso, ma la fase 2 rimane rispondi. Attiva. Viper 1-2. È meglio che indossi Viper 1-2. Sì, pronto? Viper 1-2, qui Checkmate, mi ricevete? Certo. Dovrete scortare un ricercatore della Gentrek di nome Bellamy alla zona verde. Vi invio le coordinate. Bellamy è un VIP della Gentrek. È fondamentale portarlo lontano da Eller. Se doveste avere il sentore di un contatto con Eller, sparate a vista. Abbattete quel figlio di puttana. Eh certo. Come no? E poi ogni... ma sembra quasi ora che in realtà... Blackwatch, sti piani gli si ritorgano un po' contro, eh. Bellamy, dovrebbero evacuarmi. Dov'è la squadra di evacuazione? Arriva. Grazie. Dottor Bellamy, qui Viper. Un elicottero è in rotta verso la sua posizione. Tempo d'arrivo stimato tra i 3 e i 5 minuti. Ah sì? Ci penso io. Viper, qui Viper 1-2. Sto arrivando per fare la tassista al centro. Usa l'attacco buco nero sull'elicottero. Viper 1-2, vai piano stavolta. Vai piano. Allora, visto che già ci siamo, io me magno qualcuno. Ecco fatto. Viper qui Viper 1-2, contatto con nemico non identificato. Addio. L'elicottero si è appena schiantato. L'evacuazione via elicottero non va. Preparate un corazzato per Bellamy. Aspetta che esco dall'allerta, eh. Fatto. È stato semplice. Abbiamo Bellamy, il convoglio in partenza. Sì, dovevo usare il buco nero, ma onestamente era più semplice con lanciamissili, no? Giochiamo insieme a dei bestioni senza cervello. Fatemi indovinare, voi giocavate a rugby, vero? Tieni il becco chiuso, dottore! O giuro che ti leghiamo e ti trasciniamo come un cane! Madonna! Cosa succede là fuori? Ho sbagliato! Seduto, dottore! Porca puttana! Le armi del bersaglio sono... sono dei tentacoli! Lo so. I miei tentacoli in Giappone vanno tantissimo. Quando guida lei, dottore, può decidere quello che vuole. Ecco fatto, è uno andato. Ho sbagliato di nuovo, insomma. Guidi come un pazzo. Qual è la prossima mossa? Ci schiantiamo contro un muro? Bisogna far chiudere il becco a questo stronzo. Ho sbagliato. Volevo rubare l'arma. Però direi che anche a prenderla a calci. Va benissimo. Devo uscire di qui. Resti su quel cazzo di sedile, Bellamy. È un ordine. Arrivo. Aspetta che scappi. Non vuoi farmi compagnia? Dottore. Ecco fatto. Stavo semplice, pulito. Il progetto è di Burke. È lui il vostro uomo. Se è così, tu sarai il mio stuzzichino. Fermo lì. No. Magnatelo. Heller sta attaccando gli scienziati della Gentrek. Non capite? Sta venendo a prendermi. La farò trasferire il prima possibile nella zona verde. Heller non potrà resistere ad un gruppo di bersagli così ricco. Vuole usarci come esca? Si rilassi, dottore, presto sarà tutto finito. Ha funzionato il piano, hai visto? Esci dall'allerta, ma direi che già siamo fuori dall'allerta. Fatto. Più semplice di così, voglio dire. Ti direi che è stata talmente corta che ne farei già un'altra. Lo so, di solito le stacco queste missioni, però che cacchio. Quanto è durata? 5 minuti? Heller si è evoluto a livello 5. Che cosa possiamo sbloccare?
Movimento, salute e rigenerazione. Ti direi che ora come ora sì, forse la rigenerazione sarebbe anche buona farla. Però come al solito, sai, possiamo anche rigenerarla mangiando la gente. Quindi potrei aumentare la salute. Ecco fatto. Padre, ho appena eliminato un altro VIP della Gentech. Mi servono informazioni su un dottore di nome Burke. Credo che sia al comando di un altro progetto Gentech. Cerco subito, James. E cerca di non farti ammazzare, James. Lo scienziato pazzo. E ti dirò, direi di andarlo a fare. Ed eccoci qui, lo scienziato pazzo. Pronto? James, Athena ha trovato la posizione del dottor Koenig. Ma dai. Forse lo rinchiuderò in una stanza piena di infetti sanguinari. Vedremo se gli piacerà. Ti sto inviando le coordinate. Devi fermarlo, James. È uno dei migliori scienziati della Gentech. Questo è più che sufficiente. D'accordo, d'accordo, da questa parte. Sai qual è un potere che mi manca del primo prototype? Il salto caricato, che adesso forse non ce l'abbiamo ancora, però ti giuro... Allora, aspetta, prima di... No, cavolo. È utile quando devi fare i percorsi sulle lunghe distanze. E ok, almeno uno è andato. Vediamo se riesco a semplificarmi un po' la vita. Ok, due andati. Me ne manca solo uno e direi di farlo. Ma è ritornato. Ah, e dai. Scusami, aspetta. È ritornato quello, ma è scomparso quello là in fondo. Che cosa è successo? Vabbè, guarda, non importa. Però ho bisogno, immagino, di quello lì. Esatto. Buongiorno, sono solo uno scienziato. Tranquilli, tranquilli. Non c'è nulla di cui aver paura. Ecco fatto. Allora, Keller ha distrutto questo macchinario, immagino fosse molto costoso. Hai un po' di DNA, grazie. Lui, il lanciarazzi. E il lanciarazzi, sì, il lanciagranate. Che palle, vieni qua. No. Dai. Oh, che palle. E allora, entriamo nella struttura. Hanno un sacco di sicurezza qui. Dio mio. Sai che novità. Sa che razza di esperimenti stanno lavorando. Io lo so. Era una cavia. Quello è vero. Allora, abbiamo del DNA, abbiamo la chiave, abbiamo i muscoli, però c'è anche il macinino qui che ci sgama se ci avviciniamo troppo. Allora, facciamolo allontanare. E allora, una è andata. Ora, piano piano, esatto, ci liberiamo di tutti quanti. Dunque, qui abbiamo l'esemplare da mangiare. Lì ci abbiamo una chiave, lì ci abbiamo l'altra. Dobbiamo evitare di far scattare l'allarme, purtroppo. E questo potrebbe essere problematico. Ecco fatto. Devo riuscire ad avvicinarmi a lui rimanendo lontano dal macchinario. Ecco fatto. Vieni qui, che mangio anche te. Ecco fatto. Questo tizio è accesso alle gabbie dei mostri. Potrei cominciare con una roba del genere. Sì, è vero. Però quello ce lo teniamo per noi, che dici? C'è da dire che ho... veramente liberato questo posto, non è rimasto nessuno. Da voi sezioni, non potete difendervi da soli? No, ecco perché mettono di guardia gli scemi come te. Zitto, va a fare i tuoi giochini. Gli scemi come te, ma povero. Tu allontanati. Ecco, ma ne è apparsa una dal nulla. Ti ho visto che sei apparsa perché stavo mangiando tutti, eh. Credo che non sia rimasto più nessuno. A parte che questo macchinario, madonna mia, sti soldati sono dei geni. Sono veramente dei geni. Si continua ad alzare ed abbassare, non vai a controllare che cacchio succede. No, 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 è tutto a posto. Tutto normale. E ok, praticamente ho mangiato tutta quanta la sezione di questa zona. Nessuno andrà mai a controllare le telecamere, immagino. Buonasera, dottore. Dottor Koenig. Sergente L, sono felice di vederti sano e salvo. Non sei ferito, vero? Una meraviglia. Koenig. Ascolta, ascoltami. La gente che mi costringe a lavorare per loro, sono dalla tua parte, non vedi?
Non ho forse cercato di tenerti in vita nel laboratorio, eh? Ma non importa, devo avvertirti. La gente che sta sviluppando un programma chiamato Orion. Stanno creando, come posso dire, dei super soldati e li manderanno contro di te. Che novità! Anche se tu potresti fermarli se agisci immediatamente. Dunque dovrei fidarmi di te. Lascia che ti aiuti, ti prego. O il senso di colpa mi distruggerà. Se dici il vero parleremo ancora. Ti prego, il tempo stringe. Il capo dei ricercatori è il dottor David Burke. Sbrigati! Vai! Vai, cucciolo di uomo! Fai il tuo dovere! Però mi fai non farmi uscire, per favore. Esatto. Ah, che bello. E così mi posso occupare anche di questo. Che tanto sono punti in più, voglio dire. Aspetta, ci penso io, tranquillo. Che poi mi diverte usare le armi, perché tanto non le usiamo mai, voglio dire. Aspetta, aspetta, aspetta. Ecco fatto. Tanto sono punti extra per noi. Voglio dire, perché non farlo? Tentacoli migliorati. Meraviglioso, meraviglioso. Dunque, visto che molto probabilmente ce n'è un altro, però penso sia meno importante, lo ucciderò comunque. Sono punti extra lo stesso, Vediamo se... Perfetto, sono riuscito a ucciderlo esattamente con gli ultimi proiettili. Meraviglioso. Grazie dei punti extra. Che poi 40 punti per tutta sta roba. Beh, che dire, missione compiuta. E anche con successo. Abbiamo praticamente mangiato tutta la gente che c'era. Raggiungi il deposito di Orion. Ok, però, esatto, fammi evitare un attimo. E già che ci siamo, ecco qua, grazie del lanciagranate. James, ti sei occupato di Koenig? Non voglia. Ora ho dei problemi più grossi. Ha sentito del progetto Orion? No, cos'è? Un branco di super soldati mutanti che mi dà la caccia. Che hijo de puta. Fai attenzione, James. Sentire Vegeta che dice che hijo de puta è particolare come cosa. Eccoci qua. Dottore, sono nella struttura. È pieno zeppo di guardie, sono dappertutto. C'era da aspettarselo. Beh. Se distruggi quei sistemi di comunicazione, non riusciranno a chiamare i rinforzi. Allora, uno è lì e uno là in fondo. Ecco fatto, grazie. E addio al macinino. Qui Rattler 2-1, lo stile. Perfetto, di andato. Ricevuto, fate fuoco sul bersaglio. Ripeto, abbattete subito il bersaglio. Ma sì, provateci se ci riuscite. Voglio dire, siete qui per quello, no? Ah, che bello, il primo super soldato. Vai, chi sono io? Un coglione. Mi sono offerto per il progetto Orion. Hai fatto a pezzi i miei amici strappandogli gli arti. E ora potrò fare lo stesso con te. È quello che stavo per dire io con te, credimi. Fallo però. Fallo. Ehi, Koenig, credevo avessi detto che il progetto Orion non era attivo. Esatto. Sì, e allora con quanto il cazzo sto lottando? Oh, cavolo, non va bene per niente. Qualcuno ha sbagliato tutti i suoi spinaci. Allora, il capo qui, a quanto pare, è bello resistente ai tentacoli. Oh, carca troia. No, mangialo, mangialo, mangialo. Ecco qua. Orion a terra, abbattete il nemico.
umana, l'intera struttura è compromessa. Lo so. Non siete stati molto furbi, fatevelo dire. Porca troia. Cos'è successo? Su cosa si sta arrampicando? Ecco qua. Addio a tutta la struttura. Minchia, altri due ne sono arrivati. È un problema. È un problema bello. Quanti grosso. Ce ne sono due volte più grosso. Vieni qua. Vieni. Stata cluso. Posso farlo anche all'altro? Aspetta. Preso. L'attacco caricato dell'artiglio è utile contro di loro. Malletti. Preso. E gli spacchiamo la testa. Vieni qua. Ecco fatto. Levati. Ecco qua. Ma cavolo. Ma levati. E fatti mangiare. Basta animazione con le mega esplosioni alla fine perché... Madonna mia. Armageddon. Intanto i soldati che camminano tranquillamente. Voglio dire, perché no. Tutto è stato distrutto. Il progetto Orion è perduto. Perduto, ancora, come no? Ancora il soldato fase 2 nei nostri laboratori. Possiamo clonarlo e continuare le ricerche qui. Heller, tutto bene? Ha voglia. Il dottor Burke ha detto qualcosa su dei terreni di prova. Cerca di scoprire di cosa cazzo si tratta e fammelo sapere. Lo scienziato pazzo. Missione completata. Però non saliamo di livello, vero? Beh, oddio. Un bel po' di punti, cazzo, l'abbiamo presi, eh.